Carissimi fratelli, pace e bene, siamo qui con Fra Piotr, il consigliere generale della Polonia, e partecipa all'incontro panamericano. Ti salutiamo, fratello, grazie di essere venuto, grazie di essere in mezzo a noi. E volevamo sentire la tua voce, i frati di tutte le Americhe e forse anche di tutto l'ordine, perché questo materiale sarà diffuso. Come stai vivendo questi giorni di panamericano? Cosa ti sembra? Qual è la prima impressione che questo fa sorgere in te? È vero, la prima impressione, perché sono in questa parte del mondo per la prima volta. Non sono America Centrale, ho visto Guatemala, Honduras, ma Brasile no. Perché le mie prime impressioni, primo, sono molto contento e ringrazio per l'invito. Amen. Sono membro di questo incontro, ma tipo esterno, perché non partecipo a questa vita, non conosco questa vita da autopsia, ma o vedo da qualche giorno, quando siamo insieme, vedo un grande dinamismo, grande gioia e creatività. E questo piace molto, perché io questi giorni, da 2 mesi, sempre ogni giorno penso di guerra che è vicino nella mia patria, nella mia zona, in Ucraina, dove si tutto distrugge completamente, ma qua c'è la creatività, c'è qualche vide speranza in futuro. Queste riflessioni che fanno i frati anche in sala magna, anche durante gli incontri individuali, privati, sono molto, molto, mi portano molta speranza. Bello, bello. Mi fa piacere, siamo noi molto contenti dalla tua presenza, anche se a volte silenziosa, però sei un testimone vivente, no? Del nostro carisma, e questo ci fa tanto bene. Secondo te, di quello che vedi, di quello che parli, quali sono le sfide o le forze che ci sono nelle Americhe? Secondo me sono sempre da 2000 anni, da tempi di San Francesco, da primi frati capuchini, sempre lo stesso: convertire e vivere con la fedeltà, con la nostra carisma. E questo è il Vangelo, è per tutti i continenti e per tutti i secoli del mondo, ma noi dobbiamo, da ogni parte del mondo, dobbiamo cercare in quale modo questo carisma può vivere nella nostra vita, fraternità, o in quale modo possiamo dare agli altri. Certo. Benissimo, grazie, grazie. Per concludere la nostra intervista, qual sarebbe un augurio che tu fai ai frati delle Americhe? Primo augurio che vi auguro tanti nuovi vocazioni, tanti nuovi frati. Perché questo è la fondamento del futuro. Ma auguro a tutti voi che siete testimoni chiari per il mondo oggi. Il mondo oggi non può trovare le sue strade giuste, ma noi possiamo dare la testimonianza di quale è la vita dell'Evangelo. Noi abbiamo sentito oggi che un segno di questi tempi oggi è depressione, è malattie psichiche, ma se vive qualcuno vive con Gesù vicino, sempre sarà sano, bello, gioioso. Bello. Grazie, grazie Piotr per la tua presenza, grazie di essere venuto, grazie della tua parola ai frati di tutte le Americhe e anche ai frati di tutto il mondo. Che Dio ci benedica e prega per noi che possiamo davvero vivere il carisma
qui nel nuovo continente. Grazie, anche io chiedo di preghiera per me. Grazie, pace bene. Pace bene.